E bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video della mia serie di Minecraftita. Bentornati qua nella mia mining room e bentornati di fronte al Glory Hall, che sarebbe il nostro ingresso verso le miniere, perché quello che faremo oggi in questa puntata sarà andare appunto sottoterra a scavare un bel po' di materiali, perché l'altra volta avevamo ricominciato a costruire la nostra Venezia nel mondo di Minecraft e vi devo dire la verità, ho finito tutto il carbone e tutta la pietra. Quindi oggi faremo scorta di carbone, di pietra, ma naturalmente andremo anche a cercare i diamanti, perché in Minecraft si va in miniera soprattutto per trovare i diamanti. Quindi andiamo e tuffiamoci qui nel nostro Glory Hall, atterriamo nell'acqua. Di qua avevamo i tunnel, qui c'è un creeper, cominciamo bene. Ok. Da quest'altro lato invece avevamo tutte le grotte. Io direi facciamoci un giro nelle grotte, perché insomma è più divertente che scavare dritto per dritto, no? Quindi andiamo a vedere cosa avevamo lasciato. Ecco qua, cominciamo subito con il carbone e questo ci serve come il pane. Oltretutto scavando carbone guadagniamo anche esperienza, che non è mai male. Infatti da quando ci hanno chiuso la farm di pesca è un disastro qua con l'esperienza, ragazzi. Tanto che stavo pensando che nella prossima puntata potremmo addirittura andare a costruire la farm di esperienza dove tante puntate fa avevamo trovato lo spawner sotterraneo. Ecco lì altro carbone, prendiamocelo tutto. Dopodiché cominciamo ad andare un pochino più verso il basso, perché lo sapete, i diamanti si trovano sotto, qua dove c'è la lava, insomma. Guardate quanto carbone. Stiamo solo attenti perché siamo, ecco appunto, circondati dalla lava. Ma per il resto abbiamo fatto jackpot. Speriamo di fare jackpot anche con i diamanti. Ne avevamo lasciato tanto di carbone qua sotto, eh. Oh oh, creeper, attenzione. Bisogna sempre stare attenti con i creeper. Sento tanti mob qui, peccato che purtroppo non mi sono portato delle torce. Ecco che è sceso uno scheletro, ad esempio. Ma cosa c'è qua? Cosa c'è? La riunione dei mob. Noi siamo un sacco potenziati, però dobbiamo comunque stare attenti perché, insomma, è un attimo morire, eh. Anche perché lui ha l'arco incantato. Ok, ci siamo salvati. Qui ragnetto. Whisky ragnetto, chi è che mi ha fatto cadere, maledetti? Maledetti, guardate quanti sono, ma quanti sono? Oh, allora, qua abbiamo trovato un bel canyon e anche un sacco di zombie. Da dove scendono tutti questi zombie? Io andrei a dare un'occhiata. Lui ha l'armatura d'oro. Ci ha anche droppato un pezzettino. Allora, qua siamo a livello 11, infatti qua giù vedo uno dei nostri fantastici tunnel. Quindi direi che, essendo in una zona di una pozza di lava, possiamo anche dare una scavatina qui intorno, eh. Magari troviamo qualche bel diamante, chi lo sa. E intanto qua chiaramente razziamo tutto il carbone. Questo ci serve veramente come il pane, anzi direi più del pane. Dopotutto in Minecraft possiamo mangiare tante altre belle cose che sono più utili e più buone del pane. Invece il carbone, quello serve veramente sempre. Ragazzi, abbiamo un problema. È esploso un creeper che mi ha mandato dentro la lava e non ho il secchio d'acqua a portata di mano. Se moriamo siamo fottuti. Allora, nell'inventario dovrei averlo il secchio d'acqua e voglio sperare. Oltretutto c'è l'acqua qua vicino. Andiamo direttamente nell'acqua qua, dai, che ci salviamo comunque. Ecco qua, abbiamo spento il fuoco per fortuna. Il secchio d'acqua deve stare sempre a portata di mano. Questo è un errore veramente da principianti, eh? Veramente da principianti. Ecco un altro creeper maledetto, ma quanti ce ne sono? Casca veramente di tutto in questo canyon. Guardateli lassù come stanno appostati. Pronti a tenderci un agguato. Eccolo lì, preso in pieno il bastardone, morto. Adesso anche il suo amico con l'arco incantato. Mamma mia, che colpo! Che colpo, ragazzi, tanta roba, veramente.
Comunque, io direi che, dato che vogliamo trovare qualche diamante, proviamo a scavare un bel tunnel dritto per dritto. A parte che qua già avevo scavato, a quanto pare. Ah sì, ho ritrovato i miei tunnel, quelli che partono dalla base addirittura. Vedi, vedi, vedi. Ah, hai capito. Allora chiudiamo. E direi di andare in fondo a questo tunnel e continuare un attimo a scavare. Vediamo cosa troviamo. Soprattutto vediamo quanto eravamo andati in profondità, perché mi pare veramente bello lungo questo tunnel. Avevamo anche lasciato indietro il carbone, a quanto pare. Adesso invece ce lo prendiamo tutto quanto. Ed eccoci in fondo, continuiamo a scavare il nostro tunnel. Devo dire che avevo lasciato un vero e proprio ben di Dio, eh. Ah, siamo già arrivati. Che peccato. Però qua c'è la lava e quindi scaviamo un po' intorno. Dai che diamanti li troviamo. Anche perché finché non troviamo i diamanti io non vado via. Eccolo, diamantino. Vediamo quanti sono. C'è anche il carbone intorno, oltretutto. Solo 3 blocchi? Peccato, peccato. Speravo di più, però non è detto che siano gli unici qui in questa zona. E comunque poi con il piccone con fortuna sono 7 in realtà. Non male, non male. Molto strana, devo dire, qui questa zona intorno alla lava tutta piena di ghiaia, che come vedete scende giù, rischia di farci anche soffocare, maledetta ghiaia. Comunque qui di lava ce n'è veramente tanta e quindi speriamo che ci siano anche tanti bei diamanti. Attenzione, qua abbiamo trovato un collegamento per la grotta, guardate gli scheletri laggiù e i creeper, attenzione ai creeper, i lapislazzuli. Ti fanno sempre sperare. Ah, ma me l'ero perso il diamantino. Me l'ero perso il diamantino. Eccolo lì. Bene, bene, bene. Altro diamantino, però questo è sospeso sulla lava, quindi dobbiamo stare molto, molto attenti. Allora, quello che dobbiamo fare è scavare tutto intorno di qua e trovare altri diamanti. Oh sì, comincia a piacermi questa esplorazione, ragazzi. Comincia a piacermi. Allora, vediamo qua se siamo al riparo dalla lava, chiaramente, perché non vogliamo perdere i nostri bellissimi diamanti, fantastici diamanti. Dovremmo esserci, 1, 2, 3, 4, 5, sì, tanta roba, tanta tantissima roba, bene, bene, bene. Poi continuiamo ad andare qui verso gli altri due blocchetti, dovrebbero essere di diamanti che abbiamo trovato, eccoli. Allora, piazziamo tutta sotto una bella base di pietra, così non vanno persi. Oh, guardate dove si è fermato. Che rischio. Oh, ce n'è un altro, sì. Che benessere. Che benessere. Bene, bene, bene. L'avevo detto, tanta lava uguale tanti diamanti e per fortuna la previsione è stata giusta. Occhio, occhio, occhio la lava, occhio, occhio, occhio. No, 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 no. Mamma mia che rischio, mamma mia che rischio, che rischio, che rischio. Vedete? Quando si sta intorno al pozzo di lava è questo il rischio. Comunque 28 diamanti, ragazzi. Che bottino. Che bottino 28 diamanti che sono. Fantastico, eravamo scesi per prendere carbone e pietra e torniamo su con carbone, pietra e 28 diamanti. Bene, bene, bene. E quindi niente, io direi continuiamo a scavare un po' qui intorno a questa pozza di lava, dopodiché possiamo anche tornare in superficie e chiudere la puntata. Comunque, come vi dicevo a inizio puntata, ho intenzione nel prossimo episodio di costruire una piccola farm di esperienza dove avevamo trovato quel mob spawner sotterraneo nelle grotte, sempre qua vicino alla casa del mare, perché anche venendo qui sotto in caverna, uccidendo parecchi mob, come vedete abbiamo messo da parte solo 14 livelli, che purtroppo sono pochini, dato che dobbiamo rincantare tutta l'armatura di diamante se vogliamo andare a fare le spedizioni, quelle importanti, al dungeon sottomarino e alla casa dei pillager, quella che si trova nella foresta. Quindi dobbiamo per forza trovare un altro metodo di farm, dato che
vi ricordo, la farm di pesca ce l'hanno tolta, maledetti. E quindi sì, nel prossimo episodio sicuramente voglio andare e tornare dove c'è quel piccolo mob spawner e farci una piccola farm di esperienza. Altro carbone, scaviamo anche lui e poi chiudiamo la puntata. E niente, mentre stiamo tornando, correndo verso casa, io vi ringrazio come al solito di aver visto il video sino alla fine. Vi invito a lasciare like, commentare, condividere e soprattutto iscrivervi al canale se non volete perdervi le prossime avventure qui nel mondo di Minecraftita. Come al solito in descrizione trovate il link al mio Instagram, MMXTV, trovate anche il link al canale dei motovlog, la moto del tubo. E niente, io vi saluto, bella! The Hypnotoad. Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi!